bentornato nel mio canale News. Ultime notizie aggiornate oggi. Momento ad altissima tensione durante la diretta dell'Isola dei Famosi, qui dove Ilaria Blasi si è lasciata andare alle emozioni, scoppiando in lacrime davanti le telecamere. Ecco perché Isola dei Famosi ha da poco preso il via per i naufraghi. Non mancano le prime tensioni e scontri, i quali sono stati oggetto di commenti vari durante la messa in onda del nuovo appuntamento settimanale. Ilaria Blasi, al tempo stesso, sta cercando di placare gli animi e fare in modo che i naufraghi possano anche raccontare le loro storie, presentandosi al pubblico. Questa volta, però, è proprio la conduttrice a diventare protagonista della scena dei media, il tutto a seguito di un momento ad altissima tensione, durante il quale non ha potuto far altro che cedere il passo alle emozioni. La moglie di Totti in lacrime davanti le telecamere. Le ultime settimane sono state parecchio difficili per Ilaria Blasi, la quale ha visto la tranquillità della sua famiglia minata dal gossip relativo ad una presunta crisi con il marito Francesco Totti. Una diffusione di notizie che ha colpito la famiglia della conduttrice anche nel privato, così come la stessa ha avuto modo di spiegare recentemente. Una lunga serie di emozioni che a quanto pare sono riaffiorate nel momento in cui Ilona Staller, davanti le telecamere, ha parlato del difficile momento vissuto con il figlio Ludwig dopo la separazione dal marito Jeff Koons. Non oso immaginare. Ilona Staller, quindi, ha ricordato uno dei momenti più brutti della sua vita legato al rapimento del figlio Ludwig, portato a New York dal padre Jeff Koons, per poi mettere lei stessa in atto un rapimento e riportarlo in Italia. Anni che la Staller ha così commentato, è stato massacrante, terribile, mi sentivo morire. Un racconto agghiacciante che ha commosso persino Ilaria Blasi che non ha potuto trattenere le lacrime davanti le telecamere, manifestando il suo sostegno alla naufraga dell'Isola dei Famosi, immedesimandosi dove possibile nel suo dolore e in ciò che possa aver provato durante quella delicata fase della sua vita. Sono mamma anch'io e non oso immaginare cosa tu abbia passato. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.